Allora, con Sandro Sinigaglia abbiamo dietro un tabellone che parla chiaro, 67 a 42 vuol dire Sandro più 25, Vicenza non ha mai fatto quest'anno un risultato così clamoroso, poi contro Udine che è una corazzata, Sandro. Ma di sicuro oggi credo che posso dire che le ragazze hanno messo in campo la loro miglior prestazione della stagione. Dopo le motivazioni, l'adrenalina dei playoff hanno tanto, probabilmente poi Udine nella difficoltà alla fine anche un po', non è che ha mollato come atteggiamento, ma la testa nei playoff funziona così, anche perché poi alla fine vincere di 1 o vincere di 25 sempre 1-0 siamo. Adesso dobbiamo andare a Udine, stare concentrate e vedere se riusciamo nelle due partite di Udine a portare a casa questo che sarebbe veramente un bellissimo risultato per queste ragazze. Insomma, la grinta c'è, io ho visto entrare in campo, quando ho visto Monaco entrare in campo nel secondo tempo ho detto questa vuole vincere. Sì, no, oggi non abbiamo avuto cali di atteggiamento e di testa. E in difesa siamo state veramente qualcosa di straordinario, le ragazze hanno messo su ogni centimetro del campo un'intensità incredibile, è quello che avevo chiesto, noi dobbiamo lavorare così, specialmente contro squadre che teoricamente come tasso sono più forti di noi, loro hanno fatto un campionato super, lo sappiamo, è vero che avevamo vinto in casa ma faticando. Oggi le ragazze hanno anche giocato molto bene in attacco, noi piano piano stiamo provando anche a correggere quelli che sono i nostri problemi quando attacchiamo le squadre avversarie, non è facile perché con il ritmo che abbiamo avuto abbiamo anche fatto pochi allenamenti, ma le ragazze sono delle ragazze che conoscono la pallacanestro e che sanno interpretare le situazioni quando gli viene detto qualcosa. Bene, forza Vicenza, S Vicenza, e insomma sabato sarà una bella partita. Sabato sarà una bella partita, di sicuro ci siamo guadagnati anche gara 3 e quindi intanto abbiamo allungato il campionato. Vediamo quello che succede.